Nuova puntata di Tu che ne pensi dedicata alle vostre segnalazioni che questa volta riguardano lo stato di abbandono in cui versano alcuni parchi pubblici della città e allora non ci rimane che andare a dare uno sguardo. Andiamo! Nota positiva, funziona l'altalena per persone con difficoltà motorie e in carrozzina. Peccato invece per l'insegna riguardante le istruzioni per l'uso, pericolante. Così come è inutilizzabile questa altalena messa in sicurezza con un po' di nastro adesivo. Ma soprattutto fate attenzione qui perché c'è un tombino rotto molto pericoloso e impossibile da vedere con l'erba alta. Guardate qui. Questo mi sembra abbastanza vissuto, quindi sta dentro un contesto, mi sembra abbastanza curato. Stai cercando di estorcermi una contestazione? No, io non sto cercando di estorcere nulla, perché io non devo estorcere nulla. C'è l'occhio che vede ciò che manca. Io ho un occhio che vede ciò che c'è. Io non sto chiedendo a lei, io ci solo che ne pensa dello stato di questo parco. Poi lei ha detto che voglio storcerle qualcosa, proprio fuori dal mondo. Ho usato questa parola perché ho capito che in genere un servizio giornalistico si fa per denunciare qualcosa che non va. A me non mi sembra che qui ci sia qualcosa che non va. Cartacce, bottiglie in vetro e sacchi della spazzatura. Questo purtroppo, al di là di ogni intervento di miglioria, fa parte dell'inciviltà e del malcostume. Che ve ne pare delle condizioni di questo parco? Malissimo e insomma, vediamo chi vince, troviamo una strada, una via di mezzo. Io non c'ho i ragazzi, ce l'ho grosso, quindi non io posso dire com'è, però insomma non è che sia tanto male, via. Signora, malissimo perché? Perché lo tengono tutto messo male. Il parco è in degrado, lo vediamo anche, ecco, noi stiamo passeggiando qui, lo stiamo vedendo proprio in questo momento, che già dovevano essere fatti dei lavori perché la primavera è in arrivo, i bambini, tanti so che vengono, sono in arrivo, sporco. Tenuto male, non curato in nessun genere. E poi c'è questo problema della strada, qui è un autodromo, non è possibile che un posto dove l'attraversamento è manuale, cioè lo devi fare a chiamata, questi vengono come pazzi, non è possibile. Tutte quelle piante che stanno a ridosso del fosso lì, dove, oltre la rete, di chi è la responsabilità se un ramo, mentre ci sono i bambini sotto a giocare e qualcuno, non facciamo le corna, ci lascia la pelle? Confronto alla gestione precedente, un po' meglio. Certo, c'è sempre da migliorare. Più che altro a me preoccupa qua dietro, quello che succede qua dietro la collinetta, come sempre. Ci siamo spostati al parco 6 giugno 1944 a Campomoro. Qui la segnalazione parla di giochi e scivoli rotti, altalene distrutte e cancelli aperti 24 ore su 24, nonostante l'insegna parli di un orario ben stabilito, ovvero dalle 9 alle 20. Andiamo a dare uno sguardo. La fontanella qui è rotta e seppur è un po' difficoltoso raggiungerla, l'acqua esce. E vi assicuro che è pure buona. Beh, certo, una sistematella non ci starebbe male, però a differenza che, ripeto, come di tanti altri parchi che ho visto, mi sembra abbastanza che sia messa abbastanza bene. Qui al parco di Campomoro, a parte un paio di giochi malconci, ma veramente poca roba, la situazione non ci sembra così drammatica. C'è però una cosa che vorremmo far notare, e cioè l'altalena per i disabili, che sì funziona, ma alla quale manca la rampa di accesso per la carrozzina. Siamo al Parco dell'Elefante a Piazza Tevere, già sotto accusa in passato per la mancata manutenzione che ad oggi, guardando gli argini, sembrerebbe essere stata fatta. Il problema però è che è chiuso e chiaramente non possiamo entrare all'interno per verificarne le condizioni reali. Siamo tornati da dove abbiamo iniziato il nostro giro, ovvero nel parco simbolo della città, quello di Via Liberato di Benedetto, e a tal proposito abbiamo sentito l'assessore all'ambiente del comune di Rieti, Claudio Valentini, il quale ci ha ribadito che, essendo questo parco gestito da una società, il comune si impegnerà, dopo le vostre segnalazioni, a verificarne lo stato nei prossimi giorni. Ecco, ci auguriamo che questo avvenga anche per gli altri parchi della città e che finalmente il parco di Piazza Tevere venga riaperto e riconsegnato al quartiere. Per il momento, da Nicolò Lucantoni è tutto, e come sempre, ci becchiamo in giro.